tutti, benvenuti. E c'è Jacopo che è tornato da Los Angeles appositamente, me l'ha detto, me l'ha confidato, per inginocchiarsi al nostro cospetto. Ti sei inginocchiato al nostro cospetto in contemporanea alla pubblicazione della recensione di Bloodborne, quindi ce l'abbiamo fatta. 10 giorni dopo l'arrivo del codice abbiamo pubblicato la recensione, 9 e mezzo, quindi un signor voto. Sono convinto, dopo averlo giocato così tanto ovviamente, e ho scritto forse il mio record di sempre, 37.000 caratteri comprensivi di un box dedicato al multiplayer e comprensivi anche di un box lunghissimo dedicato a curiosità e domande che magari vi siete posti. La telecamera è un grande cambio di inquadratura, che tanto ci sono soltanto io, quindi abbiamo deciso di focalizzarci direttamente sulla scritta. Jacopo non si vede, ma lui rimane adesso inginocchiato, ha deciso di rimanere inginocchiato tutto il tempo. Addirittura dicono molto più bello alcuni la cosa. Comunque ci sono soltanto io, perciò abbiamo cambiato la telecamera, poi ritornerà, vedi, si vede anche la finestra, quindi se qualcuno vuole aprire si vede tutto. Allora, quindi ovviamente sono da solo, cercherò di raccontarvi un po' di notizie, risponderò soprattutto alle vostre domande, a partire da Bloodborne fino poi a tutto il resto che ci sarà durante questa pausa caffè di una mezz'oretta. Tra le altre cose, utilizzate per favore anche Twitter, perché è più semplice da seguire. Nel frattempo cambio anche la precetta, pausa caffè Gaming Talk, e utilizzate Twitter, il nostro account @multiplayit con hashtag pausa caffè, in maniera tale che non mi perdo nulla. Sono da solo perché Matteo ha dovuto fuggire per una cosa e torna più tardi. Pierpaolo sta in un press tour, Antonio sta in un press tour, Vincenzo sta in vacanza oramai perpetua in Giappone a farci rosicare, e quindi sono solo soletto. Allora, vediamo un po'. Sì, ho scritto una recensione infinita, me ne sono passato, in realtà non sono contentissimo, in che senso? 37.000 caratteri sono impegnativi, poi tanto alla fine, come al solito, c'è chi andrà a leggere soltanto il voto, soltanto il commento, quindi di danni non è che se ne sono fatti tantissimi. Però 37.000 caratteri sono davvero tanti, sono stati pesanti per me per scrivere, però alla fine sono stati caratteri partoriti dopo aver giocato oltre 50 ore il titolo, dopo aver fatto tanti extra, aver giocato in multiplayer, in PvP, aver letto dialoghi, aver potenziato le armi, davvero un misto di idee incredibile che ho dovuto comunque mettere su carta, probabilmente in forma non sempre super fluida, perché quando scrivi 37.000 caratteri o sei un autore di libri, non sei più giornalista, lì sei un autore di libri e quindi devi avere un altro stile, però ovviamente ho cercato di dare il massimo per spiegarvi perché per me il gioco è bello, vale 9,5. E comunque nel frattempo tanti di voi l'avete giocato e quindi tanti di voi possono essere più o meno d'accordo. Infatti mi aspetto all'interno dei commenti anche i vostri punti di vista, se siete d'accordo con la recensione, se non lo siete d'accordo, perché senza offese, ma anche offendete, affanculo, tanto non ne voglio sapere più nulla della recensione di Bloodborne a partire da domani. Allora, la prima domandona è di Sal85Love, che chiede se è una killer application. Killer application, se viene intesa come giustifica da solo l'acquisto della console, come io sono sempre per dirvi no, nel senso che faccio fatica a consigliare l'acquisto di una console di 300-400 euro soltanto per un gioco. Sicuramente è il motivo principale per avere PS4. Se avete PS4 dovete avere Bloodborne, a meno che non siete giocatori poco pazienti. Però è di gran lunga il titolo che rappresenta ad oggi la qualità di PlayStation 4. Ci ha visto giusto Sony a prendersi l'esclusiva, a chiedere a Miyazaki e company di avere Bloodborne, perché è davvero un signor gioco. Se state già pensando di comprare la console, metteteci in bando il Bloodborne. Comprarla, se prima non volete comprarla e adesso c'è Bloodborne, valutate più giochi insieme. Uno solo, ripeto, faccio sempre fatica a consigliarlo. Bogino è mio parente? No. Tanzan è un buco nella testa, si chiama vertigine. È una vertigine. Presturo non so se posso dirli, quindi aspettate un attimino, nel caso se i ragazzi vanno a condividere sui social che tipo è, che roba è, allora magari ve lo faccio vedere. Allora, buon pomeriggio a tutti, a Ciro, a Roger Itar, Siegfried, W, Martish,
Erioni che sfotte sul voto. La camicia che ho è in onore del Napoli. Io sono sempre in onore del Napoli. Non so letto come vi ho spiegato prima, perché c'è chi sta in press tour, chi è dovuto scappare un attimino e così via. Falligar chiede che cos'è un press tour. Un press tour è un tour, quindi è un viaggio stampa organizzato da distributori per vedere un prodotto specifico, quindi o un evento specifico. Press tour si parte insieme ad altri giornalisti o da soli, si è sia in esclusiva e si va in un posto specifico, può essere Scalea o Derni, oppure l'Europa, oppure l'America e così via, dove ti mostrano un gioco solitamente in anteprima. Ciao Harold, ciao Galbanino. È stato un parto, maschio o femmina? Un ibrido, è stata una bestia come quella dei giochi. Quindi vediamo un attimo. Sì, c'è il Carlo Campanile, porta l'attenzione al fatto che c'è un bundle PS4 più Bloodborne a 3,99, ovviamente è tra quelli migliori. Grazie da Amigamers che ha letto nell'ultima ora di scuola la recensione di Bloodborne. Sembra qualcuno invece prenderà le ferie per leggere. Beganti mi chiede e chiede cosa manca a Bloodborne per passare dal 9,5 al 10. Sicuramente un comparto tecnico più fluido, cioè 30 fotogrammi al secondo o 60, ma comunque iperfluido, e non lo è. Caricamenti azzerati e poi qualche altra cosa di genio, nel senso che non è che non deve avere difetti evidenti per avere 10, deve avere anche delle eccellenze evidenti, quindi magari la storia è bella ma non è bellissima, oppure la grafica è bella ma non è bellissima. Questo, nel senso che se la storia fosse stata clamorosa, la grafica clamorosa e altre cose clamorose, anziché soltanto belle o bellissime, avrebbe avuto anche 10. Poi ci sono due difetti oggettivi che sono legati al comparto tecnico e nient'altro, nel senso che poi ovviamente non è un gioco che posso consigliare a tutti, perché comunque ci vuole pazienza, cioè è un gioco dove si schiatta, cioè si schiatta tanto, certe volte dici cazzo, c'ho un'oretta per giocare, non, se c'hai un'oretta per giocare non giocare a Bloodborne, perché un'oretta è capace che non fai un centimetro. Magari fermati un attimo, anche grazie al fatto che sono riuscito, ho avuto la fortuna di poter uscire 10 giorni dopo, 7 giorni dopo l'embargo, ho avuto la fortuna di poterlo scegliere e anche l'intuizione di poterlo fare, ho potuto assimilare meglio il gioco senza correre, senza dannarmi. Quando non volevo giocarci perché magari avevo da fare, oppure perché ho incontrato un boss particolarmente ostico, magari sono andato a fare un altro boss, un'altra sezione, o semplicemente non ci ho giocato quella sera. Ho detto, guarda, stasera faccio altro, faccio il corso da sommelier, vado a fare il corso da sommelier come ho fatto ieri, poi ci ritorno domani mattina, ci ritorno più fresco, più gasato, vinco, gioco, vado avanti, tante progressioni, magari gioco in multiplayer, in cooperativa, mi faccio un po' i dungeon sotterranei, quindi c'è sempre qualcosa da fare. Quindi laddove il gioco è brutale, il gioco è davvero ostico, sicuramente il fatto che c'hai sempre 3-4 cose da fare, che possono essere due boss che avete trovato, una scorciatoia da trovare o il dungeon nel calice, c'è sempre varietà che va un po' a mitigare, a stemperare la tensione che può dare un gioco del genere. Ovviamente se siete filo, cioè faccio un esempio molto stupido, se siete filo nintendari, soltanto nintendari, Nintendo è l'espressione massima della purezza del videogioco, del divertimento del videogioco, se siete da quel punto di vista Bloodborne c'ha tanto gameplay, però va in posizione opposta. Non sorriderete, soltanto quando abbatterete un boss e direte: ma vaffanculo, ce l'ho fatta, ti ho fatto un mazzo così stronzo. Però altrimenti veramente siamo ai due estremi, ai due opposti. Allora, Sgaramutande 50 e passa ore, ho giocato, adesso il contatore, poi c'ha anche delle partite extra che ho fatto per provare alcune cose. Il Next Game Plus non l'ho cominciato ancora, mi sono tenuto lì, ho visto i tre finali e varie cose anche, però ho fatto un sacco di extra, praticamente ho sbloccato già il 50% degli obiettivi, ho scoperto le location segrete che sono, in particolare ce ne sono tre belle grandi segrete che sono assolutamente facoltative, ho trovato tante cose, tutti i tool del cacciatore, ho fatto una buona parte di queste secondarie, ho trovato un paio di patti. Di alleanze, patti, Covenant in inglese, ho fatto tanta roba e adesso la mia fase finisce qui con voi,
lo gioco per i fatti miei, per finalmente posso farlo 2 o 3 volte in New Game Plus, finirmi tutti i dungeon sotterranei. Se volete giocare, fatemi sapere, scrivetemi in privato, giochiamo assolutamente insieme anche a Bloodborne, perché poi, come ho scritto in una fase di recensione, ci sono un sistema rudimentale di password. Se entrambi mettete sotto opzioni rete la password identica, potete giocare insieme, nel senso che la partita si riduce soltanto a quelli che hanno la password. Quindi quando voi utilizzate le campane del richiamo, la campana piccola echeggiante, che sarebbe veramente una sorta di comunicazione per giocare in cooperativa, allora, avendo questa password, la partita non è con tutto il mondo, ma soltanto tra quelli che hanno queste. Grazie Fabio per i complimenti sulla recensione. Allora, Siegfried mi chiede: qual è il preferito della saga Souls Bloodborne? Ora che ha giocato, recensito l'ultimo. Io ho giocato tutti e 4, ovviamente. È difficile. Demon's Souls era la novità. Era la novità, era incredibile. Io l'avevo preso in pensata, l'avevo preso in versione cinese, asiatica, quella lì che aveva anche l'inglese, quindi era uscito in Giappone, se non sbaglio in Cina o in Corea, adesso non mi sovviene, che aveva anche i sottotitoli in inglese, quindi l'ho comprato ancora prima che arrivasse in Europa e in America. Ed era una novità, era fantastico, incredibile. Bloodborne, Dark Souls, soprattutto il primo come design del mondo di gioco, era fantastico, tutto unito, tante belle provate. Dark Souls 2 ci ho giocato altre 110 ore e passa, anche questo arriverò. Bloodborne introduce delle novità a livello visivo e novità dal punto di vista del sistema di combattimento. È difficile adesso metabolizzare qual è il migliore. Io farei aspettare qualche settimana barra mese. Attualmente vi direi che Bloodborne è il migliore della saga, perché ce l'ho bello fresco in memoria e c'ha queste novità. Però voglio far aspettare, voglio far passare qualche settimana, qualche mese, per metabolizzare il tutto e dire magari sì, Bloodborne confermo, mi è rimasto più nel cuore, mi ha divertito di più, oppure no, guarda, non so se il primo Dark Souls mi sono piaciuti di più. Hyde Spaceman ascolta la pausa caffè mentre gioca Bloodborne. Ragazzi, mi scuso con gli altri che sto parlando tantissimo di Bloodborne, però abbiamo pubblicato adesso la recensione, è ovvio che diventa il motivo principale della giornata, tanto pausa caffè poi cambia tantissimo. Tanzania in solitario, Nebelis, sì. Rick Nort chiede se ho visto Until Dawn. Sì, l'ho provato l'ultima volta a fine anno scorso, ovviamente, e ho scritto le mie impressioni. C'ha del potenziale. C'ha anche diversi punti interrogativi sull'effettivo divertimento, varietà delle sottotrame e interesse della trama. Vediamo un attimino. Matteo non è d'accordo col voto, chiede Fabio Nuzzi. Scommettiamo? Probabilmente sì. Anche se lui se l'è comprato Bloodborne. Vediamo un attimino se ce la farà. Mauro Nix, uscirà la video recensione di Bloodborne? Sì, non credo oggi, più probabile domani. Un grosso problema alla telecamera, soprattutto con i mostri grossi, sono d'accordo. Non è un grosso problema, ma è un problema, l'ho scritto nel corpo della recensione. Onestamente, soltanto con un boss avanzato e facoltativo ho avuto un po' di problemi con la telecamera, ma basta tararsi, alternare tra il lock e non il lock. Quando giocate con più personaggi o dovete attaccare di lato i nemici, non utilizzate il lock sulla telecamera, fatevi i fatti vostri, state tranquilli e attaccate, secondo me è meglio. AW non l'ha convinto a passare a next gen. Una PS4 con Driclub a 160 euro com'è? Ottimo, attento che non è un pacco, non è un mattone, però 160 euro la grande. Kessen dice: la recensione me la leggo dopo con calma. Solo 2 considerazioni. Nelle note negative avrei messo anche la grafica. I modelli poligonali sono buoni, ma le texture non mi sembrano all'altezza. Le texture le ho scritto all'interno dell'articolo, che non sono all'altezza, alcune sono di passata generazione, e onestamente, complessivamente, l'impatto artistico e visivo del gioco è eccezionale. Poi, i 3 contro, io ho messo di più invece i caricamenti e il frame rate, quelle sono robe negative. Il resto è neutro, le texture sono bruttine, il resto è eccezionale. I poligoni sono nella norma, non li metto come contro. I contro sono importanti, sono i caricamenti e frame rate. E poi lui dice: le sporcature del comparto tecnico, vedi i mostri che ti colpiscono attraverso cancelli o pareti. Questo è un classico di From Software, in tutti i giochi è così.
non c'è una fisica incredibile, infatti lo scritto non è fisica next gen, ma forse è anche un po' voluto, sai, utilizzare quei trucchettini, a parte i glitch che sono usciti di uno che l'ha finito in 44 minuti, però utilizzare quei trucchettini per ammazzare i nemici attraverso le pareti, più che altro attraverso i cancelli, ci sta. Perché è tipo come se fosse un danno splash, un danno d'aria, che poi viene rappresentato in maniera bruttina dal punto di vista estetico, però si vedrà un attimino. Ciao Ciro che va via. C'è qualche cheat per leggere i miliardi di caratteri della Resha in meno di un minuto? Perché lo chiedo perché c'erano commenti entusiastici sulla Resha già dopo 5 secondi della pubblicazione. Questo è un altro classico, una parte dei nostri utenti non legge le recensioni, sia che sono negative che positive, guardano il voto e scrivono il commento. Poi fanno anche i complimenti o dicono non sono d'accordo con la recensione, ne siamo abituati. Se vi ricordate anche The Order, che avevo messo quella faccina, questa volta non l'ho messa, quella sorta di meme che sono cominciati i commenti, però ci siamo. Ryu Jitaka su Official. Si è comprato la console con Bloodborne a 3,79, buonissimo prezzo. Galbanino parla di esclusive Microsoft, esclusive Sony. Riuscite a tenere testa a fine anno? A fine anno è un altro periodo. Bloodborne prenderà l'attenzione di questi mesi. PlayStation 4 ha preso l'attenzione in termini di esclusive in questi primi 6 mesi dell'anno. Dopo la seconda metà dell'anno, attualmente pare che, anzi è sicuro, che Xbox One abbia un numero di esclusive superiore, più interessanti. Con il ritardo di Uncharted 4, Sony sta un po' messa maluccio a fine anno. Vediamo un attimino, nel frattempo pare proprio che l'anno se lo dividano entrambe le console. I primi 6 mesi ad appannaggio di PS4, i secondi 6 mesi ad appannaggio di Xbox One. Jacopo, senti, ma tu che sei stato a Los Angeles adesso, hai avuto novità sui volanti? Tantissime, guarda. E tra parentesi, Iaco, io È voglio. uscita la notizia della Fantech Fanatec, purtroppo l'abbiamo già detta noi quella di Fanatec, quindi non serve a nulla. Fanatec ha fatto un comunicato, nonostante Iaco non abbia mai informazioni, vi annunciamo supporto per i volanti Fanatec. E Bloodborne voglio giocarlo anche col volante, vediamo un po' se riusciamo. Domani è 1 aprile, vediamo se Kojima invece se ne esce con un pesce d'aprile, che tutta questa roba montata è finta, oppure, non è, oppure è verissimo. Vediamo un attimino. Potrebbe essere un pesce d'aprile ben congegnato al contrario. Ma è normale che Dark Souls, Destiny e Bloodborne hanno la stessa copertina? Non è proprio uguale, è simile, evidentemente sono ispirati. Ci stanno Dark Souls e Bloodborne, sono la stessa casa produttiva. Stesso sviluppatore, però Destiny sarà un caso. Allora, ciao Bidella. Magen 10, quanto tempo ti prendi per recensire un gioco in genere? Con Bloodborne è stato differente? Allora, mi prendo il tempo necessario. Solitamente sono pochi giorni e solitamente è un tempo che è sufficiente per recensire il gioco entro la data dell'embargo. Nel caso di Bloodborne ho fatto subito una considerazione e poi chiudo questa polemica che comunque ho portato avanti più volte su verso Sony. Arriva il gioco, l'embargo scade dopo meno di 4 giorni, mi fanno girare le palle e dico se io lo gioco e lo finisco entro 3-4 giorni, significa che devo giocarlo 14-15 ore al giorno. Intossicandomi, no? Senza provare il multiplayer, senza metabolizzare, costantemente riprovare anche se muoio, senza prendermi le pause, senza ragionarci sopra, senza capire il gioco dal mio punto di vista. Allora mi sono detto da subito: non esiste. Io adesso mi gioco il gioco in 7-10 giorni, perché secondo me ci vogliono 7-10 giorni, e lo gioco almeno 50 ore, 40-50 ore. Ovviamente, se mi finisce prima, lo gioco di meno. A un certo punto, mentre lo giocavo, ho cominciato a scoprire tutti questi extra, i boss opzionali, queste sezioni completamente inedite che offrono ore di gioco. Ho detto, raga, io mi prendo tutto il tempo necessario, tanto ormai abbiamo sforato l'embargo, abbiamo sforato il Day One, perderemo degli accessi, perché sappiate che la mia scelta, la nostra scelta,
ha portato, porterà sicuramente una perdita di accessi rispetto ad altre testate che sono uscite, il Day One o l'Embargo, ma in questo caso mi sono sentito dal dover far così, perché laddove posso magari giocare The Last of Us in 4 giorni tranquillamente e darmi un giudizio, per me un RPG, un action RPG come come Bloodborne necessita di più tempo. Quindi amen, mi lamento con Sony, gli dico cazzo, la prossima volta cerca di lavorare meglio, facci lavorare meglio, perdo un po' di accessi, ma almeno sono contento di quello che ho fatto e ho la coscienza pulita. Allora, Rigno 75, perché non avete fatto la versione audio della recensione di Bloodborne? La faremo, vediamo. Io ho finito di scrivere stamattina la recensione, ragazzi, non c'era tempo fisico per fare tutto. Adesso arriva la recensione, domani la video recensione, magari arriva anche l'audio. Allora, le esclusive Microsoft di quest'anno dovrebbero essere Halo, confermato il 27 ottobre, Forza, Motorsport 6 e Tomb Raider, pare che anche Rise of Tomb Raider dovrebbe arrivare quest'anno, quindi sono tre esclusive di peso. Quantum Break direi che si parla l'anno prossimo. Dall'altro lato Sony non c'ha praticamente nulla, cioè nel senso che c'ha Tearaway, Until Dawn, che a questo punto io sapevo che sarebbe usciti entro i primi sei mesi dell'anno, è capace che adesso vengano spostati. Senza Uncharted, poi abbiamo God of War 3 Remastered, ma sono cose interessanti sì, ma poca roba. Adesso non so se alle 3 ci sarà qualche annuncio sorpresa per fine anno, ma è chiaro che in termini di esclusive proprio Microsoft nella seconda parte dell'anno sta messa meglio. Poi ci sono tutti i multipiattaforma, alcuni titoli associati più a PS4 come Destiny e Metal Gear, ma lì sono tutte dinamiche che staremo a vedere. Ne parlavamo l'altra volta, secondo me l'unica cosa che può fare Sony nella seconda metà dell'anno è abbassare il prezzo della console per contrastare una serie di giochi esclusivi inferiori. Allora, Perry dove lavora rispetto a voi? Fa cose diverse? Sì, non fa un cazzo, ma scherzo, lui lavora per lo shopping in realtà, però fa tante incursioni in lato editoriale perché è simpatico, è bravo, scrive, sa scrivere bene, sta a video con noi, spesso fa delle pranzo con noi, quindi ovviamente si presta benissimo, però il suo lavoro principale è in multiplayer.com. Allora, la recensione della nuova versione di Dark Souls arriva in settimana, anche quella è più semplice perché comunque è un upgrade tecnico soprattutto con tutti i DLC del resto, quindi la recensione di Dark Souls Scholar of the First Sin arriverà dopo domani se non sbaglio al massimo. Grazie SKG78 per il supporto. Sai, secondo me quanto è probabile che per PC Tomb Raider esca in contemporanea con Xbox One? Secondo me zero, però felice di essere smentito. Tomb Raider doveva essere un'esclusiva temporale a quanto si è capito, nel frattempo però esce soltanto su Xbox One, sia ben chiaro. Tanzan, credi in un altro rinvio come con Batman Arkham Knight? Io credo che ormai arrivi, che cavolo, è stato rinviato tre volte, tre. E la mega trollata di Final Fantasy VII su PS4 rimane una mega trollata, e quello con grande piacere lo recensirò io per far notare questa cosa. Allora andiamo su Twitter. Allora, Stefano Cherubini salutiamo e ringraziamo per i complimenti. Cosa ne pensi del rinvio di Zelda Wii U? Cosa ne penso in rinvio? Che io in realtà l'ho sempre detto, faccio un po' Nostradamus, anche quando si è visto l'ultima volta, il gioco era interessante nelle premesse ma era estremamente scarno nei contenuti. Zelda è un titolo importante, Zelda è un capolavoro annunciato che è anche condannato ad essere un capolavoro annunciato e definitivo, e siccome anche Nintendo adesso ci ha cambiato un po' la struttura della serie, no? Un po' più open world, un po' più di ampio respiro, ancora di più di ampio respiro, sicuramente avrà incontrato grandi difficoltà in termini di gameplay, inteso come del tempo necessario per svilupparlo, perché loro sono sicuro che faranno un altro titolo incredibile.
Sicuramente non è un problema tecnico, Wii U è una console facile da programmare che ha già un paio d'anni di vita, quindi comunque è conosciuta dagli sviluppatori. Quindi cosa penso? Che se non ce la facevano in tempo è giusto aspettare il 2016, perché io voglio, tutti vogliamo un Zelda con i controcoglioni. È possibile caricare PlayStation Vita? Chiede Filippo Trequattrini. Con la batteria esterna come faccio con un normale smartphone? No, c'è bisogno di un aggeggino. Adesso non mi ricordo come si chiama, costa pochi euro, l'ho trovato online. Un aggeggino che si mette nell'uscita USB, nella parte USB che si collega e che prende in giro PlayStation Vita. PlayStation Vita si ricarica soltanto col caricatore. Se utilizzate l'aggeggino, e con portatile se ce la fa è tutto. Se utilizzate questo aggeggino, potete farla ricaricare da qualsiasi presa, la presa di corrente USB, da una batteria esterna e quant'altro. Angelo Megna, che sa che sto facendo il corso da sommelier, dice: per quanto riguarda il corso da sommelier, ricorda ogni arte e cultura, come mi disse una volta mio nonno. Completamente d'accordo, Angelo. Angelo Sciacca chiede se Chris Carla, il capo del dipartimento ID a Xbox, riuscirà a portare No Man's Sky su One come spera. Credo di sì, ovviamente non in contemporanea. Ad esempio, un'altra esclusiva interessante può essere No Man's Sky per PS4, anche se non credo che venderà tanto o smuoverà le console più che altro. Riuscirà a portarlo su Xbox One? Perché no? Qualche mese dopo, ma perché no? Don Pipponico dice che il primo gioco Souls-like, perché si sono creati roguelike, esistono anche i Souls-like, questi action RPG che ho spiegato in maniera fin troppo estensiva nella recensione. Dopo mi consigli il remaster del Dark Souls 2? Sono tentatissimo, bella rece. Assolutamente sì, perché perlomeno Dark Souls 2 ha un altro stile di gioco e ha un'altra ambientazione, quindi nonostante graficamente è peggiore, ma comunque c'ha dei begli scorci, soprattutto nelle fasi finali, ha un sistema di gioco differente, ha diverse cose differenti. Provalo, giocalo, come no? Prima Bloodborne, poi Dark Souls 2, e benvenuto nel mondo dei Souls-like, che sono fantastici. Si sa nulla sui giochi PlayStation Plus di aprile? Chiede Riccardo Lopez. No, ma dovremmo esserci. Tanzan vuol diventare il Pelé dei sommelier. Sì, impossibile. Ci sono dei Pelé davvero reali da questo punto di vista. Alessandro invece chiede che se effettivamente Kojima lascerà Konami, cosa ti aspetti che faccia e cosa pensi realizzerà? Sicuramente si prenderà la sua pausa. A quel punto non credo che faccia più Silent Hills, a meno che non faccia degli accordi. E a quel punto, secondo me, ci sarà la fila dei produttori che se lo vorranno accaparrare. E potrebbe darsi anche che una tra Sony e Microsoft possa approcciarlo e dirgli: vuoi lavorare in esclusiva per me? Ti diamo le risorse, ti diamo il budget, fai quello che ti pare. Un po' la roba mi stuzzica, un Kojima che mette da parte Metal Gear mi rende triste, perché io adoro Metal Gear, non so, io sono forse l'unico in redazione che adora Metal Gear Solid, in redazione qui in ufficio a Terni. Però dopo che giocherò The Phantom Pain, che spero sia un bel gioco, ci può stare un Kojima che fa altro. E in realtà Silent Hills mi stuzzicava tanto. Però Kojima può anche mettersi in gioco con altra roba, perché no? Vediamo un attimino, perché no? Assolutamente. Allora, andiamo avanti. Tanto ormai sto facendo proprio un Q&A oggi più che le notizie del giorno. Quando uscirà Final Fantasy VII? Chiede Hope941. Si parlava di primavera, non c'è una data specifica. Primavera è cominciata da poco, il 21 marzo. Abbiamo tempo fino al 21 giugno. Lui dice che non l'ha mai giocato e quindi pensa proprio che lo prenderà su PS4. Giocalo perché è un capolavoro. Però converrai con me che non puoi portarlo semplicemente scalato a 1080p su PS4. E che cavolo, cioè fai qualcosa, porca vacca. Il quindicinale... No, è il... No, è il ventennale in pratica, sì, è il ventennale di... Sì, sto facendo i calcoli, 18, vabbè, quanto è uscito? 97, no, un po' di meno, 18 anni. Non hanno avuto tutto questo tempo per fare il remake, la gente l'ha chiesto tantissime volte, cosa mi fanno? Mi trollano così, ma andate a lavorare a Shinjuku. Per te Zelda Tanze, ma su NX, chiede Cafuso. Secondo me no. O al massimo va sia su Wii U
Kennex in versione migliorata graficamente. Non credo proprio che Nintendo salti uno Zelda su Nintendo Wii U. Sarebbe abbastanza così. Che cos'è il sommelier, chiede il corso Crisis 94, te possino. Il sommelier è un comunicatore di vini, è una qualifica giuridica riconosciuta dallo Stato, diventa un esperto di vini, ma anche comunicatore, cioè può comunicare il vino, può scrivere per giornali, può lavorare in sala e servire il vino come oste, anche un oste che ha una certa cultura, può rappresentare un brand, può rappresentare una cantina, è diciamo un professionista del vino, quindi è un oste barra assaggiatore, degustatore, barra comunicatore. Qual è l'hashtag di Twitter per le domande? Pausa caffè, con o senza accendo? Nicoc, non ti rispondo adesso al messaggio in privato su Facebook, non posso leggere adesso su Facebook mentre sono in pausa caffè. Appena finisco la pausa caffè ti rispondo. L'hashtag si scrive con l'H davanti. Quando pubblicate il video delle uscite di aprile 2015? Stasera. I Dark Souls non esistono per la One, giusto? Adesso esce il Dark Souls 2 Scholars of the First Sin, che c'ha tutti i DLC, esce a breve, cioè a settimana esce. È il primo per la One, è il primo per PS4, oltre Bloodborne ovviamente. Come mai Sony non mette a disposizione titoli PS1 su PS4? Perché vanno riscalati, vanno riprogrammati, tra virgolette, perché... l'hanno fatto per PS3, per PS4 devono rifarlo, non basta portarli, devono fare un attimo un emulatore. Voi direte che non ci vuole tantissimo fare un emulatore PS1 su PS4, ma comunque ci vuole un team dedicato, un piccolo team dedicato, e poi magari non è nell'ottica di PlayStation 4, di Sony con PlayStation 4. Quake 979, vale la pena passare al new 3DS avendo già il 3DS XL? Io l'ho fatto perché sono un nerd del cavolo e perché ho dato indietro il mio a 100 euro, quindi comunque ho dato qualche gioco indietro che avevo finito, quindi l'ho pagato pochissimo. Nel senso, assolutamente il secondo stick può servire in giochi come Monster Hunter l'ultimo, anche il 4 Ultimate. Il 3D nuovo è effettivamente un miglioramento. Il software è un po' più veloce, ma comunque rimane lento perché è una console che a livello tecnologico è molto antiquata. Se fai, cioè, c'è una buona occasione, riesci a fare il passaggio, vai. Attenzione che devi fare il passaggio dei dati, che è un casino, ne ho scritto anche sul blog, è davvero un casino il passaggio dei dati. Vi servirò Neblis, vi servirò del vino appena diventerò sommelier, fra qualche lezione, adesso ho appena cominciato, è ancora presto per atteggiarsi a Pelé, però più che altro lo faccio per passione. Domani uscirà la notizia su The Last Guardian, dice Breganti. Ma domani è il 1 aprile. Edoardo C10, Tanzan, preferisci Splinter Cell o Hitman? E perché? Bella domanda. Il primo Hitman mi è piaciuto tantissimo, poi le mie preferenze hanno virato su Splinter Cell, che mi piace un po' più la storia, un po' più il tipo di approccio stealth di Splinter Cell rispetto a quello di Hitman. Però il primo Hitman è stato eccezionale per quanto mi riguarda. Scarta patate per passione dell'alcolismo? No, per passione delle belle cose enogastronomiche, che a me piace il cibo e piace il buon vino. Quindi siccome quando mi piace una cosa, la passione, la approfondisco in maniera incredibile, studio. Perché se mi piace il vino non posso bere il tavernello, e allora ok, so che già basta andare da un enologo, sì, da un'enoteca simpatica che ti spiega il vino, però voglio approfondire, voglio diventare un minimo conoscente del vino. Esperto non lo sarò mai, per diventare esperto devi avere esperienze decennali, devi lavorarci col vino, però comunque a me piace, anche quando uso un programma di scrittura, anche quando uso un software, un portatile, un tablet e compagnia, mi piace studiarlo. La mia componente nerd, la mia componente geek, anche un po' autistica se vogliamo, perché chi mi conosce sa che mi chiudo 5 ore in una stanza a studiare, a leggere, a fare tutto quello che mi interessa. Il tempo purtroppo è limitato, però. Qual è la definizione di roguelike? Roguelike sono questi titoli che tendenzialmente cominci la partita, quando muori perdi tutto e ricominci da capo, più o meno è quella la definizione. Quindi questi titoli poi adesso hanno aggiunto comunque delle progressioni,
hanno aggiunto comunque il fatto che ti mantiene certe cose, un po' di soldi oppure una struttura un po' RPG sotto. Il primo roguelike era che cominciavi, andavi nel dungeon, magari anche procedurale, ammazzavi tutti, quando ti ammazzavano perdevi tutto e ricominciavi da zero. Filippo, cerco di trovartelo il link per acquistare la Gengino per ricaricare PlayStation Vita, adesso a memoria non mi ricordo. Comunque alla fine si parla anche tantissimo di vino in chat, vede. Il tavernello è il miglior vino, salutiamo da tavernello. Mentre Shenyu, ti aspettiamo in Franciacorta per assaggiare delle buone bollicine. Ho avuto modo di berlo sull'aereo una volta, l'unica volta che sono andato in classe business, tra parentesi me ne voglio raccontare la classe business perché è una roba che non ha senso. Che non farò più per altri 15 anni. Sono stato a Barolo a fine novembre e questo weekend di Pasqua andrò in Alsazia, quindi Alsazia in Francia, partirò da Strasburgo, andrò a Colmar e compagnia. Questo giusto per farvi capire che quando mi piace una cosa cerco di approfondirla, poi magari non capisco un cazzo quale, sia ben chiaro, perché poi non è sicuro che uno è portato per tutto, però mi piace veramente andare. Quindi adesso tutto il budget di quest'anno delle vacanze sono sui vini, sui posti del vino, così mangio, vedo bei posti, perché comunque le Langhe sono un bellissimo posto, l'Alsazia è un bellissimo posto, quindi comunque è interessante. E Cafuso dice che manca il simulatore di sommelier, potremmo fare. Marti 93, questo accanimento del tavernello, 6 settimi su una votazione a etichetta coperta, quindi non so quanto possa essere scarso. Il tavernello è un vino politico, ragazzi, le DOC, le DOCG, tutte le denominazioni dei vini e le valutazioni dei vini sono spesso anche accordi politici, non soltanto, ci mancherebbe, però il tavernello costa anche un cazzo, perciò c'ha votazioni alte, però onestamente chi beve del vino, chi vuole bere del vino può trovare delle bottiglie di rosso e di bianco a partire da 4, 6, 8 euro che sono nettamente superiori al tavernello. Poi ovviamente tutti i gusti sono gusti, eh? Il tavernello ha 78 su Metacritic. Edoardo aspetta il mio ritorno a Modena per mangiare e bere, non mancherò, si mangia benissimo in Modena, io adoro tutti i posti dove si mangia bene e si beve bene. In Sassicaia, beh, ce ne sono tantissimi. Di... Vai via, ha già fatto, non ti inginocchi? No, non aspetta 2 minuti, no? Dai, aspetta 2 minuti, dai, che chiudiamo. Mi piace che ti inginocchi. Quindi è venuto a portare la roba. Sì. Jacopo è tornato da Los Angeles ieri, che adesso non ti si vede così, beh, è bellissimo. È tornato da Los Angeles ieri e... quanto soffri jet lag? Un pochino. Quanto hai dormito stamattina? Stamattina mi sono svegliato a mezzogiorno. Si è svegliato a mezzogiorno, con le galline. Antonio cambia le pecette in pausa vino. Internet è bellissimo perché c'è gente che apprezza addirittura il tavernello. Va bene, allora niente, io direi che adesso ci siamo. Comincio a rispondere a tutte le vostre domande su Bloodborne nella recensione. Se l'avete letta, datemi feedback, negativo e positivo, accettiamo tutto, anzi. E nulla, noi ci vediamo domani, cioè stasera c'è long play di domani di Bloodborne. Poi domani si ritorna in posa caffè, abbiamo anche vari a pranzo con tutta la settimana. Ti vediamo domani, Jacopo. Sì, sì. Alla grande, quindi con Jacopo che non vedete più, ma è inginocchiato, lo assicuro. Adesso sta andando sotto al tavolo a questa smania. Vi ringrazio tantissimo per questa pausa caffè solitaria e ci vediamo domani. Baci.